Eccoci qua. Allora, sono quasi le 10 del 28 dicembre, l'ultima escursione dell'anno. Sono a Malga Sorgazza, 1450 metri, e oggi andiamo in direzione rifugio Brentari e Cima d'Asta. E nonostante siamo a 1400 e passa metri, non c'è molta neve, la strada era completamente pulita e asciutta. Bene, adesso sono circa 6 km e 1000 metri di dislivello e niente, pian pianino si va su. Arrivato a 2000 metri, sto facendo una piccola tappa e fino adesso il sentiero è quasi sempre stato al sole, c'era dei punti di ghiaccio però non da mettere i ramponi. Adesso il cielo continua a essere limpido, neanche mezza nuvola. Si vede il tetto del rifugio già da qua e niente, adesso mi mancano circa altri 450 metri. E ci ho messo un'ora e mezza per arrivare fino a qua, penso un'altra oretta e mezza per arrivare fino al rifugio con calma. Arrivato al bivio, di solito io andavo sempre su di là, però sono tutte quante delle lastre di pietra che diciamo col ghiaccio non è proprio il massimo da fare, mentre oggi farò un sentiero un po' più panoramico, più tranquillo, che fa il giro e sali di là, quindi un'altra oretta, però ho deciso che prima mi faccio un po' di merenda perché così andiamo su con qualcosa nello stomaco. Bene, mezzogiorno, pausetta finita, adesso mi rimetto in cammino, mi sono messo i ramponcini perché adesso qua comincia a esserci sempre neve, quindi e ghiaccio, quindi meglio non rischiarsela troppo. Ecco, bene, adesso l'ultima oretta, arrivare fino al rifugio e dopo vediamo com'è la storia per salire. Eccomi qua, ci ho messo un po' di più del previsto, però ce l'ho fatta.
siamo sulle 3 ore abbondanti, 3 ore e 5. Però per fare il giro largo non si vede benissimo il sentiero. Gli ultimi che sono venuti su devono aver fatto le lastre, però merita parecchio. Adesso vado un attimo a vedere com'è dentro, barra se è aperto, perché sennò mi tocca tornare indietro. Questa è la vista dalla camera. Adesso qua sono dentro il bivacco. Questa qua era l'entrata. È rialzato, si sale con una scaletta. Abbiamo dietro cima d'asta. Sono tre letti a castello, quindi c'è, sono sei posti, un tavolino, un paio di sgabelli e niente. Questo qua, questo bivacco, durante il periodo estivo o comunque finché è aperto il rifugio, viene adibito a camere appunto del rifugio, mentre d'inverno diventa bivacco. Ecco. Niente, non c'è la stufa, quindi farà un po' freschetto stanotte. Comunque ritorno a farvi vedere la vista del bivacco. Adesso comincia a fare parecchio fresco anche fuori, quindi penso che comincerò a stare un po' dentro. Faccio le ultime foto, vado fino al lago e dopo dentro ne sacco a pelo, perché la stufa non c'è e non fa freddissimo, però insomma penso che beccherà stanotte. Ecco. Bene, sono le 8 e un quarto, sono già colazionato e cavolo, cioè adesso vi faccio vedere perché c'è un silenzio incredibile, si vede veramente lontanissimo, neanche una nuvola adesso, cioè leggermente velato. E stanotte, allora, premessa, non c'è la stufa dentro il bivacco, quindi avevo paura di avere un po' freddo, però non è stato veramente il caso, perché mi sono messo dentro il sacco a pelo, ho messo anche una copertina sopra. A un certo punto mi sono svegliato che avevo anche caldo, quindi top. Niente, comunque, secondo me è notte positiva in bivacco questa. Adesso con calma scendo e poi rientro.
I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along, yeah. We've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Medicated, how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. Got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby, what's the problem? In 2 ore e 20, finito. Eccomi qua. Mario sua ragazza. Adesso si sale in macchina e via a casetta. La discesa è stata abbastanza veloce, anche se il ghiaccio è un po' rallentato, ma niente di che. Buono, andata pure questa. Fine 2023. Can I hold ya, hear your truth, pull you closer, talk it through. Girl, you know that I'm the one that you can come and complain to. Your silhouette's amazing, but your brain is a maze too. So can you help me find my way, while I find something to say? I know the arguing just augments everything going both ways, but baby I can see it on your face.